E buongiorno, finalmente dopo, penso sia passato quasi un anno ormai, comunque finalmente riesco a filmare una nuova morning routine vlog. Sono molto contenta perché ultimamente questo sarà già il quinto o sesto giorno, quindi è già un buon passo avanti. Ultimamente riesco di nuovo a svegliarmi quando suona la sveglia. Di solito, se no, ero sveglia almeno mezz'ora, tre quarti d'ora prima che suonasse. In realtà speravo che succedesse anche oggi, cioè oggi è uno degli unici giorni in cui avrei preferito svegliarmi un pochino prima della sveglia, così da riuscire a riprendermi prima di accendere la videocamera, però questa è una morning routine realistica, quindi meglio così. Tra l'altro sono molto contenta di riuscire a filmarla, cioè probabilmente riuscirò a filmarne una all'anno perché succede veramente rarissimamente che mi svegli senza Matteo. E sapete che sinceramente non mi piace tantissimo comunque in qualche modo fare cose diverse, cioè stravolgere la nostra routine solo per registrare un vlog. Quindi ogni anno più o meno in questo periodo capita appunto che Matteo abbia degli impegni di lavoro e quindi riesco appunto a filmarvi la mia vera morning routine. Comunque adesso facciamo tutte le cose con tranquillità perché appunto sono neanche le 5 e mezza, quindi abbiamo tutto il tempo. Intanto ho recuperato tutti i miei quaderni, quadernini, libri, così da dedicare appunto la prima parte della giornata alla lettura e a compilare un po' di cosine sul quaderno. Sapete che cerco sempre di non toccare il telefono almeno per la prima ora da quando mi sveglio, se non appunto per spegnere la sveglia, perché preferisco proprio iniziare la giornata facendo un po' di digital detox. Quindi adesso come prima cosa iniziamo con gli esercizi. Prima parte degli esercizi finita. Adesso che tra una cosa e l'altra è passata circa un'oretta, dovrebbe iniziare a spuntare il sole, quindi possiamo alzarci e aprire le finestre. Così possiamo dare ufficialmente il via alla giornata. E adesso torniamo un attimo a letto per prepararci all'invasione. Amore, buongiorno. Buongiorno, Moiki. Amore mio, ci siamo svegliati. Dove sono i tuoi fratelli? Anche Tiffany con calma si sta avvicinando, ma stamattina non è molto convinto. Momento coccoline finito, è il momento di andare a lavare i denti. E adesso finalmente doccia veloce e poi skincare. Doccia appena fatta, oggi non dovevo lavare i capelli, quindi ho fatto più in fretta del solito e adesso momento skincare. Per la mia skincare quotidiana mi sto trovando benissimo con i prodotti della linea Revitalift Filler di L'Oréal Paris. Utilizzo prima di tutto Revitalift Filler Siero di L'Oréal Paris, che è un siero idratante e rimpolpante con acido ialuronico microepidermico. Poi proseguo con il siero contorno occhi Revitalift Filler di L'Oréal Paris all'acido ialuronico e caffeina. E per finire utilizzo Revitalift Filler nuova crema gel di L'Oréal Paris, che è proprio una crema gel rimpolpante con acido ialuronico microepidermico. Come primo prodotto vado a utilizzare Revitalift Filler Siero di L'Oréal Paris, che appunto è un siero idratante rimpolpante, ha una formula arricchita con acido ialuronico microepidermico 50 volte più piccolo dell'acido ialuronico macro. Penetra proprio più in profondità negli strati superiori dell'epidermide, aiutando proprio a rimpolpare le linee del viso e le rughe. Per quanto riguarda il contorno occhi, vado a utilizzare invece Revitalift Filler Siero di L'Oréal Paris con acido ialuronico e caffeina. È proprio un siero innovativo con triplo roller per un massaggio completo del contorno occhi. Ha un effetto rinfrescante immediato. Contiene proprio acido ialuronico puro, caffeina pura e niacinamide per idratare intensamente e rimpolpare le rughe del contorno occhi. E per finire utilizzo Revitalift Filler nuova crema gel di L'Oréal Paris. Contiene acido ialuronico microepidermico e aiuta proprio a rimpolpare le linee sottili e a contrastare la comparsa di rughe, grazie proprio a un'innovativa formula che contiene due forme di acido ialuronico, niacinamidi e glicerina. E trovo davvero che questa linea sia pazzesca perché permette di avere una pelle tre volte più rimpolpata in 2 settimane. Skincare terminata e ovviamente vi lascio nell'info box il link per scoprire meglio i prodotti della linea Revitalift Filler di L'Oréal Paris. E a questo punto, ultimo step. Prima della colazione facciamo meditazione. Mi sono già cambiata, devo solo preparare il tappetino e poi iniziamo. Come sapete dai vlog faccio sempre almeno una mezz'oretta barra tre quarti d'ora di meditazione o yoga e mi piace farla tra un esercizio e l'altro perché così riesco a rilassarmi ancora di più prima di completare gli esercizi finali. Nella scorsa morning routine non ero riuscita a mostrarvela perché poi si era fatto abbastanza tardi, oggi invece sono assolutamente in tempo, quindi iniziamo subito con lo yoga barra meditazione. Meditazione
lezione finita, finisco anche gli esercizi e poi pensiamo alla colazione. Sì, già che c'ero, prima di cambiarmi e andare a fare colazione, ho sistemato anche il letto. Di solito è una cosa che faccio direttamente dopo aver fatto colazione, però oggi siamo veramente super in anticipo coi tempi, quindi ho già rifatto anche il letto. E come ultimissima cosa, prima di andare poi finalmente a fare colazione, finisco di compilare il diario della gratitudine. Questo qui è quello che compilo sia mattino che sera, lo inizio sempre appena sveglia, ma poi meditando, comunque facendo tutte le altre cosine della mia routine mattutina, mi vengono sempre in mente altre cosine da inserire nel diario, quindi ho imparato a compilarne una metà appena mi sveglio e l'altra metà appunto prima di terminare, diciamo, la mia routine mattutina, o perlomeno prima di terminare tutte le cose, tutti i vari step che faccio prima della colazione. Impiego veramente pochissimo, più che altro ormai sono molto allenata e quindi mi viene più facile scrivere le cose che voglio manifestare, o comunque anche solo scrivere le cose che si sono già realizzate e di cui sono grata. Diciamo che all'inizio non era così immediato, non era così facile, però ormai ho fatto veramente tantissimo allenamento, quindi tempo 3 minuti e ci rivediamo per la colazione. Eccoci qui con la colazione. Stamattina preparo i fagottini alla crema delle Tre Marie e poi o un cappuccino o la cioccolata calda, adesso valuto. Quest'estate, grazie a voi, ho scoperto che vengono benissimo in friggitrice ad aria, quindi le prepareremo direttamente qui. Ho già tagliato la carta forno e ho deciso di prepararne direttamente due, perché uno non credo che lo mangerò adesso, ma magari più tardi o direttamente stasera Matteo. E ora devono cuocere a 170 gradi per 15 minuti. Devo ancora decisamente imparare ad usare questa friggitrice ad aria, perché sono venute un po' più cotte rispetto a come mi venivano con l'altra, però saranno buonissime lo stesso. Comunque adesso possiamo occuparci del cappuccino e poi ci siamo anche con la colazione. Veramente questa mattina sta procedendo tutto benissimo, cioè siamo proprio in super anticipo sulla tabella di marcia. Ho deciso che preparerò direttamente solo il latte. Mi servono circa 200 ml di latte e praticamente il cappuccino barra latte caldo è già pronto. La facciamo andare qualche minuto e ci siamo. Il latte è venuto davvero benissimo e adesso finalmente posso fare colazione. Alla fine ho spazzolato tutto, ma infatti nessuno secondo me aveva creduto al fatto che ne avrei mangiata solo una. Comunque adesso pulisco e poi ci trucchiamo. Ho appena finito di lavare i denti, sì, adesso su consiglio del dentista ultimamente li sto lavando sia appena mi sveglio sia dopo aver fatto colazione, perché effettivamente avete visto passa un bel po' di tempo e mi ha consigliato di fare così. Comunque ora ultimo step della mia morning routine, ossia il make up, che oggi sarà veramente leggerissimo perché non ho in programma di filmare nuovi video, ma ho solo, se non sbaglio, poi tanto ricontrolliamo, ho solo una call di lavoro, è una video call, quindi mi sistemo, ma non ho bisogno di fare chissà quale trucco. Tra l'altro mi sembra sempre stranissimo, sempre in realtà questa è la seconda volta che registro questa tipologia di video, però anche l'altra volta mi era sembrato veramente stranissimo sapere che il video è quasi finito nel momento in cui mi sto truccando, perché di solito è proprio, cioè nella maggior parte dei casi perlomeno, è proprio l'incipit dei vlog. Quindi proprio il fatto di sedermi qui adesso e dirvi che il video è quasi finito, non lo so, mi fa davvero stranissimo, però sono molto contenta perché secondo me rispetto alla prima morning routine che avevo filmato ormai appunto praticamente un anno fa è andata molto meglio e sono riuscita a portarvi con me esattamente in tutti i passaggi della giornata, quindi sono molto soddisfatta. Poi vabbè, devo ancora editare il tutto, quindi vedremo una volta che il video sarà completo, però già così sinceramente mi sembra che sia andato molto meglio della volta precedente, quindi ci sta, alla fine è solo la seconda volta in tutti gli anni in cui comunque sto tentando di fare quest'altra tipologia di video, che sinceramente devo ancora capire, però così a primo impatto mi sembra decisamente meglio rispetto alle altre tipologie di morning routine che filmavo, comunque che ho sempre filmato, che in realtà mi piacciono molto da vedere, ma a mio parere sono meno realistiche di queste. Infatti considerate che per filmare appunto quella tipologia di video, che comunque è molto elaborata perché prevede di spostare le luci, cambiare inquadrature, insomma fare tantissime scene per poi ricavare magari 30 secondi di video, di solito impiegavo addirittura o un giorno o addirittura due giorni, e secondo me risultava anche molto meno realistica rispetto a quanto lo sia una routine vera, reale e realistica al 100% filmata proprio come se fosse un vlog, quindi senza preoccuparsi più di tanto delle inquadrature, delle luci, dello sfondo, cioè proprio una routine vera e propria. Quindi siete stati con me da quando mi sono alzata fino adesso, insomma fino a tra poco quando poi inizierò effettivamente a lavorare. Poi da guardare appunto mi piacciono entrambe le tipologie di routine, però
Questa qui è quella che ultimamente preferisco guardare, quindi di conseguenza preferisco filmare. Infatti, sinceramente, non so se ve l'ho ancora chiesto, però se vi va nei commenti qui sotto fatemi sapere se volete vedere anche la night routine realistica, visto che è una tipologia di video che ancora non ho filmato. Io comunque con il make-up sono decisamente a buon punto, adesso metto qualcosina sulle labbra e poi direi che ci siamo, anche perché tra un attimo iniziano tutti gli impegni di lavoro che ho per la mattinata. O meglio, non tutti gli impegni della mattina, però in realtà questa prima video call che ha un orario prestabilito, a differenza degli altri impegni che invece sono, diciamo, molto più flessibili, la video call però non posso rimandarla, è già l'orario prestabilito e in realtà dovrò iniziarla tra 10 minuti, un quarto d'ora esagerando. E in realtà anche tutti gli altri impegni della mattinata, pur non essendo vincolanti in termini di orario, dovrò comunque portarli a termine entro il pomeriggio. Proprio perché di pomeriggio ho tanti appuntamenti, cioè dovrò uscire di casa verso 1:30 esagerando e tutte le altre cose devono essere fatte. Però direi che oggi non mi posso lamentare perché rispetto ad altri giorni ho molte meno cose da fare, cioè sono magari tante, ma non richiedono tutto quell'impegno, cioè non so come dire, non devo incastrare tantissime call tutte insieme o non ho tantissimi script o comunque tantissimi video da consegnare come è successo tantissime altre volte e in giornate un pochino più piene di questa. Ma è stata tutta una cosa volontaria perché appunto sapevo di poter filmare questa morning routine essendo da sola e quindi ho cercato di organizzare per oggi cose che comunque mi avrebbero permesso anche eventualmente di tardare un attimino. In realtà alla fine non è servito perché sono riuscita addirittura adesso non ad essere in anticipo, ma a non saltare nessuno step della mia routine per filmare anche il video. L'altra volta invece non era andata così bene e avevo dovuto saltare almeno due o tre cosine che solitamente fanno parte della mia routine e non avevo potuto inserirle perché non ci stavo proprio con i tempi, cioè dovevo assolutamente iniziare a lavorare. Oggi invece sono realmente molto molto soddisfatta del risultato, ovviamente aspetterò di editarlo e soprattutto aspetterò di sapere da voi nei commenti cosa ne pensate e se volete comunque vedere altri video di questa tipologia, perché sinceramente me ne vengono in mente tanti. Tanti, non solo la night routine, ma anche la cleaning routine, l'afternoon routine, cioè ne avrei veramente tantissime da filmare visto che sono una persona molto rutinaria, molto abitudinaria e soprattutto negli ultimi 2 anni, nell'ultimo anno e mezzo, diciamo, sono proprio riuscita a crearmi una routine che mi rende molto produttiva, ma allo stesso tempo mi permette di avere anche dei momenti per me, dei momenti in cui mi rilasso, dei momenti in cui stacco la testa. Cioè, sono proprio soddisfatta di come ho organizzato la mia routine giornaliera, non solo quella del mattino che avete visto adesso, ma appunto in generale quella di tutta la giornata. Quindi sì, spero tantissimo che vogliate vedere altri video di questa tipologia e adesso sì, evito di perdermi via in una conclusione lunghissima. È solo che veramente sono ancora stranita dal fatto che è comunque relativamente presto e sto già finendo il video. Cioè, è proprio una cosa totalmente insolita, non succede realmente mai. Però effettivamente siamo insieme da quando mi sono alzata ed è un'altra cosa che raramente succede nei vlog. Se non quelli di viaggio dove magari inizio subito a parlare appena inizia il vlog, in generale prima di iniziarlo di solito completo la mia routine e poi accendo la videocamera. Oggi ho fatto tutto il contrario, quindi mi ha un po' scombussolata. Comunque sì, sto continuando a perdermi via, quindi smetto immediatamente di parlare, aspetto appunto di sapere tutto da voi nei commenti qui sotto e ora non so bene come salutarvi, ma a questo punto vi saluto come in un classico video, anche perché devo ancora cominciare la giornata, quindi non mi viene di fare il collasso collettivo e in più, forse in una morning routine non ha così senso. Quindi sì, smetto immediatamente di parlare, aspetto appunto di sapere tutto da voi nei commenti qui sotto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!